Stamattina mi sono svegliata e fuori c'era un sole primaverile incantevole, c'era una luce naturale che illuminava tutta la stanza ed ero molto felice. E ho pensato, oggi girerò un video perché con questa bella luce, figuriamoci, verrà magnificamente. E poi ho iniziato a grandinare. Ehi, bentornati sul mio canale con un video parlato. Finalmente sono qui ferma davanti alla videocamera a parlare e basta, senza fare altro, senza girare per l'Italia, senza truccarmi, senza fare niente. Oggi sono qui per parlare. Ho pensato di girare questo video super veloce perché dovete sapere una cosa. Io frequento il liceo artistico, se avete visto i miei video precedenti lo saprete già, ma ho comunque molti amici che vengono da altre scuole, quindi parliamo di liceo linguistico, classico, anche scientifico. La mia migliore amica, ad esempio, fa lo scientifico. Mi sono resa conto di quanti stereotipi del liceo artistico esistano in giro per il mondo e di quanti luoghi comuni ci siano su cui la gente, specialmente delle altre scuole, si focalizza. E quindi ho pensato di mettermi qui a difendere la mia scuola e raccontarvi di 5 cose che non sapete sul liceo artistico, ma che dovete assolutamente sapere. La prima cosa da sapere sul liceo artistico è qualcosa di fuori dall'universo, non ci crederete mai, ma al liceo artistico si lavora. E si lavora nel senso che si studia, si fanno delle verifiche, si fanno delle interrogazioni e si studiano delle materie scientifiche. Oh mio Dio, che cosa vuol dire? Parlando con persone di altre scuole o persone che vogliono iscriversi al liceo artistico, è saltato fuori che molti di loro pensano che al liceo artistico non si faccia niente se non disegno. Ma non è così, assolutamente no. Il liceo artistico è un liceo come gli altri, semplicemente si hanno ore, più ore pratiche, quindi si disegna, è vero, si fa plastica nel biennio, poi anche in alcuni indirizzi, vabbè. Quindi si lavora la creta, si fa scultura, si fanno più ore pratiche, ma si studia, si lavora. Quindi se sei un ragazzo delle medie o una ragazza delle medie e pensi di iscriverti al liceo artistico perché tanto al liceo artistico non si fa niente, no, hai sbagliato qualcosa. Il secondo fatto molto divertente sul liceo artistico è che non tutti ci droghiamo. Molte volte mi capita di sentire battute sul liceo artistico della serie: ah sì, perché in bagno si fanno tutte le canne, oppure ma se voglio prendere della droga vado a chiedere a te perché tu sei dell'artistico. No, non è così! Cioè, la gente che si droga è ovunque, la gente che fuma è ovunque, non è che sia soltanto al liceo artistico. Ovviamente ne trovate lì di gente così, come ne potete trovare anche in altre scuole, quindi non siamo tutti così. Io ad esempio non mi drogo perché, boh, pace amore. Terzo, il terzo punto è collegato un po' al primo perché si studiano delle materie scientifiche e questo fa sempre parte del si lavora, si studia. Non c'è soltanto disegno, ma abbiamo delle materie scientifiche che comunque sono importanti perché comunque studiamo matematica, studiamo scienze, possiamo fare anche chimica, e c'è fisica, e poi ci sono altre materie teoriche sempre importanti, quindi abbiamo storia, geografia, italiano, storia dell'arte, inglese, si studia e quindi non è tanto diverso dalle altre scuole, semplicemente appunto noi disegniamo e studiamo, disegniamo e studiamo e insomma, studiamo anche noi, ahimè. 4. La gente è strana. Molte persone dicono che al liceo artistico trovi le persone strane e in effetti è così. La gente strana è un po' ovunque, nel senso che strana poi dipende da che punto di vista. Se voi intendete le persone con i capelli tutti colorati, 30.000 piercing, senza tatuaggi, e la gente, che ne so, hippie, pace, amore, viva la vita, la trovate un po' ovunque, ovvio. Al liceo artistico, secondo me, si trovano principalmente persone che sono alla fine spiriti liberi, anime che sognano, che non lo so, persone con degli ideali magari anche particolari o magari comuni, non lo so. C'è un po' di tutto, diciamo, al liceo artistico. Il quinto punto è un punto abbastanza interessante per le persone che magari vogliono iscriversi al liceo artistico e magari non lo sanno, o anche una curiosità in generale per chiunque. La nostra scuola praticamente si divide in biennio e triennio e ci sono vari indirizzi che si possono scegliere poi per il triennio. Cosa significa? Che appunto nei primi 2 anni le ore sono uguali per tutti, quindi si studiano le stesse materie e c'è un tot di ore di disegno,
un tot di ore di disegno geometrico, un tot di ore di anche modellato, plastic, che è poi lavorare la creta, il gesso, eccetera. E che cosa vuol dire? Che poi, dopo, alla fine di questo biennio, tu dovresti in teoria aver capito cosa ti piace di più, cosa ti interessa di più, ma anche cosa vorresti fare in futuro, e sceglierti un indirizzo. E sono, mi pare, 5 indirizzi, cioè arti figurative, architettura, design, grafica e scenografia. E io ad esempio sono di grafica perché vorrei lavorare con la fotografia e quindi mi sono scelta questo indirizzo. Ogni indirizzo ovviamente ha materie e orali diversi e alla fine dovete scegliere quello che più vi piace, quello che più vi interessa. E questa è una cosa che voglio aggiungere io. Fare il liceo artistico non vuol dire non avere possibilità lavorative dopo il liceo. Perché? Perché alla fine, se uno vuole uscire dal liceo e trovarsi un lavoro, ovviamente in base a quello che sa fare, anche in base a ciò che ha imparato al di fuori della scuola, magari facendo lavoretti, facendo degli stage, cose del genere, può trovarsi benissimo un lavoro. E comunque, se uno, ad esempio, se io faccio il liceo artistico e dopo voglio fare, che ne so, medicina, mi iscrivo a medicina, ovviamente mi devo fare un bel mazzetto perché comunque sono varie materie anche diverse da quelle che abbiamo fatto noi, però alla fine posso farlo. Quindi il liceo artistico offre le stesse possibilità di qualsiasi altro liceo, non c'è tanta differenza. Ci sono molti genitori che non vogliono mandare al liceo artistico i propri figli, anche se loro lo vogliono, perché magari pensano: ah, poi non vai a fare niente, vai a fare quello che disegna sui marciapiedi. Ma non è vero. E comunque, secondo me, se una persona vuole andare a lavorare a fare i disegni sui marciapiedi, lo può fare perché la sua vita, e se vuole farlo, lo fa. Quindi niente, queste erano le 5 curiosità da sapere sul liceo artistico. Mi sono divertita abbastanza a trovarle, ne avrei trovate anche altre di curiosità, però queste mi sembravano le più, diciamo, fondamentali, quelle che più sento in giro. E, ad esempio, la mia migliore amica, Leila, che fa lo scientifico, mi prende sempre in giro e mi dice: ah, ma perché voi fate anche filosofia? Oh mio Dio, wow! E quindi diciamo che c'è questo conflitto tra liceo artistico e le altre scuole. Però è la vita. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia strappato un sorriso. Se siete del liceo artistico come me, probabilmente avrete trovato qualche punto in comune, magari la pensiamo allo stesso modo anche. E se non siete del liceo artistico, spero semplicemente di avervi tolto qualche curiosità che magari non sapevate e adesso invece sapete. Io vi mando un bacione e niente, noi ci vediamo al prossimo video. Se avete richieste e consigli, ovviamente me le fate sapere in un commento. Se volete contattarmi o semplicemente stalkerarmi su qualche social, trovate tutti i link qua sotto nell'info box. E noi ci vediamo prestissimo.